Le arak, ricche di grassi sani e proteine di qualità, arrivano sulle nostre tavole raccogliendo molti componenti benefici del terreno. Ogni giorno si scopre un nuovo beneficio di questo nutriente, che fin dall'antichità occupa un posto molto importante per la salute umana. L'arachide, che è buona per molti disturbi dalla salute del cuore al diabete con il suo pool di composti elevato, può trattare molti problemi metabolici se consumata al momento e nella quantità giusta. Quali sono i vantaggi del consumo di arak? Come, quando e quanto consumare? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente a questo canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi di consumare una manciata di noccioline al giorno? Questo nutriente è una buona fonte di grassi sani che proteggono la salute del cuore. L'acido oleico, insieme agli omega 3, aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo mentre giova ai livelli di colesterolo buono nel corpo. La vitamina E e i flavonoidi in essa contenuti riducono l'infiammazione nel corpo. Molti minerali come manganese, potassio e rame, che sono anche molto importanti per il tuo cuore, sono abbondanti nelle arachidi. Queste sostanze riducono la tensione nei vasi supportando le funzioni cardiovascolari. Si assume responsabilità molto importanti nel bilanciare la pressione sanguigna, consentendo ai vasi di rilassarsi. D'altra parte, è molto ricco di acidi grassi, che hanno funzioni importanti come il bilanciamento della quantità di zucchero nel sangue e il controllo del modo in cui viene utilizzato dall'organismo. Grazie agli acidi grassi e alle sostanze antiossidanti presenti nelle arachidi, riducono il rischio del processo di formazione della glicazione. Assicura un lento assorbimento dello zucchero e previene le fluttuazioni di zucchero nel sangue. Occorrono circa 7 a 8 ore per digerire completamente una manciata di arachidi. Durante questo periodo, viene ceduto lentamente al nostro sangue, prolungando il processo di sazietà e rallentando il nostro zucchero. Inoltre, aumenta la velocità del metabolismo basale, proteggendo il tessuto muscolare con le proteine di alta qualità che contiene. Allo stesso tempo, la fibra alimentare e i polisaccaridi delle arachidi proteggono la flora intestinale e facilitano la digestione. Supporta il funzionamento attivo dell'apparato digerente. Aiuta ad alleviare il gonfiore allo stomaco e all'intestino. Gli oli salutari che contiene nutrono i batteri, benefici nel sistema digerente e migliorano tutte le funzioni intestinali. Con il suo alto contenuto di acido folico, previene la proliferazione di acidi nocivi nello stomaco. Previene problemi di stomaco come gastrite e ulcere allo stomaco. Una manciata di noccioline per una struttura cerebrale più sana. Questo alimento contiene niacina, che aumenta il flusso sanguigno al cervello e ha anche potenti capacità antiossidanti. In questo modo combatte la depressione causata da bassi livelli di serotonina ed epinefrina. Con il triptofano che contiene, rilassa il corpo e ha effetti positivi sull'insonnia. Il ferro che contiene svolge un ruolo importante nel sostenere ossa sane e forti. Soprattutto il minerale di calcio e rame in esso contenuto riduce il dolore articolare. Queste capacità aiutano a preservare il tessuto osseo. Allo stesso tempo, le arachidi, che contengono composti molto forti come calcio, potassio, ferro, manganese, zinco e magnesio, aumentano la resistenza del nostro organismo facilitando le attività immunitarie. I grassi sani che contiene aiutano nella formazione della struttura cellulare. Quindi, le arachidi hanno effetti collaterali così benefici? Innanzitutto, le varietà di arachidi tostate e condite sotto sale vendute nei mercati e nelle bancarelle contengono questi vantaggi. Il consumo di queste varietà non è raccomandato. Se invece le arachidi, che svolgono attività positive per la nostra totale salute digestiva, vengono consumate troppo in poco tempo, invadono più del necessario l'apparato digerente e possono causare disagio all'intestino per il suo basso contenuto di acqua. Inoltre, le arachidi, che non sono molto caloriche a causa della qualità dei grassi e delle proteine che contengono, possono causare problemi di peso se consumate in quantità elevate. Quindi, quanto dovrebbero essere consumate le arachidi? Gli esperti raccomandano di consumare mezza manciata di arachidi per 2 a 3 giorni o vicino al loro stato naturale.
naturale. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere le arachidi alla tua dieta e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale se non sei ancora iscritto. Stai bene, tieniti informato.